Tutti! Ma cosa succede? Non mi vedete? Eccomi qui! Sono al di là di questa tendina che ho realizzato per mio figlio Marco da mettere sotto il suo letto. Ed ecco qua anche Marco e Vittoria che escono da sotto il letto insieme a me. Quindi l'occorrente ve lo lascio giù nell'info box, ma vi dico che vi servirà molta molta stoffa e inizio a fare le pieghe sui lati della stoffa. Quindi faccio la prima piega, ripiego la seconda volta e fisso con uno spillo. Poi vado a cucire a macchina da cucire. Faccio questo per tutta la lunghezza della stoffa. Questo passaggio per molte persone può essere un po' difficilino, quindi vi do un'alternativa. Allora, inizio a piegare la stoffa per la prima volta, fisso con uno spillo e continuo così per la lunghezza della stoffa. Poi levo il primo spillo, faccio la seconda piega e rimetto lo spillo. Poi di nuovo levo il secondo spillo, faccio la seconda piega e rimetto lo spillo. E così via. E poi vado a cucire con la macchina da cucire. Sono andata a prendere le misure dall'inizio del letto, che poi sarebbe questa parte che verrà incollata sul letto, fino a per terra, diciamo. E la mia misura è 73,5 e quindi io ho poi messo gli spilli a 77 centimetri, in modo che poi possa fare la stessa piega che ho fatto, sopra. Quindi ora vado a tagliare lì dove ci sono gli spilli, quindi a 77 centimetri per me. Io non vi dico le misure perché i letti della Germania sono molto più grandi di quelli italiani, quindi non vi sto a dire le misure che tanto poi non vi serviranno. Vado a tagliare qui e poi vado a fare la stessa cucitura che ho fatto per il sopra. Io le cuciture le andrò a fare solamente sopra e sotto perché sui lati ho questa cucitura di fabbrica, diciamo, chiamiamola così, quindi che non mi fa sfilacciare il tessuto. Comunque sembra Dai, che... dai, 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 veloce! Ah! Non devi fare quella Dai, cultura. dai, dai, veloce! Aspetta! E 5 secondi di pausa! 5 secondi di pausa? Dai, Leva la veloce! mano! Okay. Leva la Levo lo mano! spillo! Dai! Comunque non si incastra. Mira che sto registrando. Una volta tagliata la stoffa e fatta la cucitura, vado a mettere la stoffa aperta sul mio tavolo e inizio ad incollare lo strappo sulla stoffa. Mi raccomando, qui stavo facendo un enorme sbaglio perché stavo incollando lo strappo sul retro della stoffa, invece bisogna incollarlo sul dritto. Ho iniziato a mettere lo strappo all'inizio e alla fine e poi man mano mi regolavo di quanto strappo avevo per poterlo mettere sulla stoffa in modo che regga bene e non scenda poi la stoffa una volta Ci attaccato. vedi? Sì. Vedo un po' la Allora, dai. sfumatura così. Lo so il coso, dai. Tu inizia ad attaccare di là. Anzi, attacco io. Ok, ora usci, esci, hai visto che bello? Esci, Poter esci, la la tenda, fuori, fuori! tenda. Aiuto! Aspetta! La tenda. Ok, abbiamo fissato la tenda uno per provarla e secondo perché dovevo vedere dove far capitare la finestra. Mio figlio la vuole qui, come si può vedere qui, qui. Qui e qui ci sono degli spilli e quindi io dovrò andare a tagliare in questo posto qui per poter poi mettere la finestra. Allora io andrò a fare la finestra e
con questa plastica qui. Questa qui è quella che si mette sui passeggini per i bambini quando piove, in modo da non far bagnare il bambino. Quindi io vado a ritagliare questa finestra che già c'è, quindi mi avvantaggia il lavoro alla grande, perché non dovrò andare a prendere nessuna misura. Io taglierò la sagoma della finestra e poi l'andrò a cucire sulla stoffa. La finestra è fatta in questo modo, con gli strappi già, e sopra si rimane attaccata. Quindi io vado a tagliare con la forbice, lasciando un 10 cm per poi poterla cucire. Ecco quello che ho tagliato. Se voi non avete questa plastica dei passeggini, potete andare a comprare un telo trasparente che sia spesso e avete risolto il problema, solo che poi vi dovete fabbricare la finestra. Con gesso bianco vado a disegnare il contorno della finestra per poi sapere dove ritagliare. Ed ecco qua la tendina tagliata. Ora vado a mettere la finestra sotto la stoffa in modo da posizionarla con gli spilli e poi andare a cucirla. Ed ecco qua, ho ritagliato anche un po' di plastica in più. Ora vado a mettergli della stoffa intorno alla tendina per, diciamo, abbellirla un po' di più, ma soprattutto per non farla sfilacciare. Con una striscia di stoffa piegata in due la vado ad incollare con la colla a caldo. Volendo si può fare con la macchina da cucire, ma sinceramente a me non andava, e quindi ho fatto più veloce con la pistola della colla a caldo. Ora vado a piegare la tenda, ripiego di nuovo, incollo lo strappo, poi appoggio l'altro pezzo di strappo sopra, metto la colla a caldo e vado a piegare per la terza volta, in modo che lo strappo si incolli sulla stoffa per poter aprire la finestra quando si vuole. Io all'interno, come si può vedere, ho già lo strappo, perché quando ho comprato il letto già c'era, perché qui in Germania si usa molto mettere queste tendine sotto il letto. Solo che tutto l'ambaradam costa 50 euro, io sinceramente spendere 50 euro per una tendina non mi va proprio, lo trovo un po' esagerato, quindi io ho deciso di farmela da me. E quindi io già ho lo strappo, ho messo solamente, questo è lo strappo quello là più ruvido, ho messo soltanto lo strappo più morbido sulla stoffa. Voi ovviamente, se non avete questo letto, dovete mettere entrambi gli strappi con la colla a caldo, mettere la colla a caldo sul legno e poi attaccare lo strappo. Io infatti farò così per il letto di mia figlia Vittoria. Lei non ha lo strappo già attaccato, perché quello è un altro, è un letto a castello diverso e non è compreso di tendina, e inizio ad incollare tutta la tendina. E voilà, ed ecco qui la tendina tutta montata. Questo è l'interno, sono per terra sotto il letto di mio figlio. Qua c'è la finestra da aprire e voilà. E questo è il fuori. Questa è la finestra, quindi la piego una volta, la piego la seconda volta e la piego per la terza volta e incollo sullo strappo. E qua c'è la finestra che si può aprire. Ed ecco qua. E il tutorial è finito e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!